Sono qua con SolidWorks e volevo fare una rivoluzione. E niente, io ho sempre pensato che dovessi sempre fare metà sezione, no, per fare una rivoluzione. Invece ho provato anche oggi con la 2017 e si riesce tranquillamente anche a fare il disegno completo, cioè, però mia colpa, ho sempre pensato questo, dunque vado ad aprire lo schizzo. Vado per esempio a fare un rettangolo, ok, metto che non so, è 100, invio e questo è 200. Ok, poi metto una riga e mezzo, vado qua, ok, e poi vado a fare funzione, rivoluzione, naturalmente l'asse di rivoluzione è questo e poi gli dirò questo qua. Ok, naturalmente devo togliere funzione sottile. Ok, questo qua lo toglierò. Vediamo, lo tolgo e l'asse di rivoluzione non me l'ha ancora preso e metto questo qua. E me lo fa. Ok. E dunque io invece ho sempre detto fate metà, in realtà si può fare anche tranquillamente così. Poi questo vantaggio ha anche questo, se io vado a mettere qua una riga qui, mettiamo una riga qua e vado a dare. Non so, una quota e metto questo linea di costruzione, vado a mettere una quota da qui a qui e mi sposto e mettiamo 130. Lui adesso dovrebbe capire che voglio l'anello, vediamo. E difatti ha capito che alla fine facendo così io volevo semplicemente questa. Vabbè, io purtroppo non. Avevo sempre pensato ad occhi chiusi di fare, invece si può fare anche benissimo così. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.